pubblico romanista, come sempre in questa prima parte del campionato, è entusiasta e passionale. Questa volta, mischiata tra la folla, c'è anche chi per 20 anni ha trascorso le domeniche al centro del campo. Chi non ha nessuna intenzione di abbandonare invece è Ricky Albertosi e durante l'incontro dimostrerà di avere le sue buone ragioni. Prima di iniziare, Ricky offre un mazzo di fiori all'Idolm e questi a sua volta lo consegnerà a Chiodi a partita finita. Roma e Milan si affrontano senza timori da una parte o dall'altra. Il gioco della squadra rossonera non è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Ed è lo stesso Lidlm ad ammetterlo. Ma è molto difficile dire, non c'è nessuna differenza. Penso che questo Milan vale anche quello dell'anno scorso, perché ha giocato molto bene per quanto mi riguarda. E la Roma gioca adottando lo stesso modulo, difesa zona da una parte e dall'altra, che secondo una mentalità tutta italiana significa faticare di meno e far correre gli altri. È un rischio che corre più di tutti Chiodi, 2 volte nel primo tempo ed altre 3 nella ripresa. Solo in una circostanza è Paolo Conti a porre riparo, le altre 4 Chiodi lo farà tutto da solo. Fallirà lo specchio della porta oppure non riuscirà a trovare il tempo per agganciare il pallone. Ma per Giacomini, suo nuovo allenatore, Chiodi ha fatto per intero il suo dovere. Chiodi non mi è dispiaciuto come ha giocato, ha avuto solo la sfortuna di mancare dei gol, però c'era l'appuntamento, quindi prima o dopo li farà. La serie dei gol mancati comunque era stata aperta da Antonelli dopo 8 minuti di gioco. La difesa a zona, come detto, è generosa con chi è in possesso di un briciolo di scatto. Anche quelli del Milan sono allegri quando si tratta di controllare l'avversario, ma in porta hanno Albertosi. 2 anni fa evitò al Milan la retrocessione. La scorsa stagione queste sue parate lo hanno portato allo scudetto. Russo questa volta non ha segnato come aveva fatto in precampionato, ma ha confermato di trovarsi in ottime condizioni. Evidentemente a giovare al centravanti è la presenza di Bruno Conti, che con i suoi spunti riesce ad aprire molti spazi, ed anche quella del giovane Ancelotti, che prima con Lovati e poi De Vecchi hanno comunque ben controllato. Il Milan ha rischiato grosso e Pruzzo non ha avuto troppa fortuna all'inizio della ripresa, quando Buriani ha respinto sulla linea un gol fatto. I rossoneri hanno assunto l'iniziativa e oltre alle occasioni avute con Chiodi si sono avvicinati al gol con Antonelli e lo stesso Carotti, che grazie al piede veloce ha messo più volte in crisi la zona romanista. Il brivido finale avrebbe dovuto riservarlo Di Bartolomei quando nei minuti conclusivi Michelotti ha decretato 2 calci di punizione dal limite. Le decisioni dell'arbitro sono state accolte dal pubblico come se si fosse trattato di un calcio di rigore. Entusiasmo alle stelle seguito da un profondo silenzio. Ma la festa della prima giornata in casa giallorossa si è conclusa senza il botto finale e lo 0-0 suona a condanna contro chi non ha saputo approfittare del disco verde presentato dalle difese a zona. Il 3-2 conseguito dai giallorossi di Lidlm a Pescara, questo il gol messo a segno da Scarnecchia dopo appena 2 minuti, è più che sufficiente per scuotere l'entusiasmo di un tifo, quello romanista, rimasto per troppo tempo soffocato dalle deludenti prove della propria squadra. Guidata da un tecnico preparato, abile ed esperto come Lidlm, la Roma potrebbe anche diventare un problema in più per le formazioni che mirano lo scudetto. Sono ancora un po' sbadati in difesa i giallorossi, specie nei calci da fermo e quando devono far scattare la tattica del fuorigioco. Ma per il resto tutto funziona a meraviglia e se non segna Pruzzo, come è accaduto oggi, ci pensano difensori centrocampisti. La formazione abruzzese, anche se è rimasta a 0 punti dopo 2 giornate, non cederà troppi punti alle ospiti dell'Adriatico. Oggi lo ha dovuto fare perché aveva di fronte una Roma pronta a sfruttare ogni occasione favorevole, come ha fatto a Menta in occasione del secondo gol. 2-0 alla fine del primo tempo, ma che il successo non doveva considerarsi già acquisito lo ha dimostrato all'inizio della ripresa di Michele subentrata a Cerigli.
ma è stato proprio nel periodo più delicato che la Roma ha dimostrato il nuovo carattere che Lidom è riuscita a infondere nei suoi nuovi ragazzi. La squadra non si è fatta mettere alle corde, ha reagito e ha colpito d'incontro, questa volta con il giovane Ancelotti, dopo una doppia respinta del portiere pescarese. Lo sforzo di una prova piuttosto dura non pesa sulle gambe degli atleti giallorossi, ma Chinellato lo ferma energicamente una volta entrato in area. Poteva essere il 4-1, invece nel giro di 60 secondi il risultato è stato messo nuovamente in forse dal gol di Nobili realizzato direttamente su calcio di punizione. Ciò dimostra che il Pescara non si è mai arreso e che alla Roma piace correre sul filo del rasoio che genera emozioni a non finire, come quelle che nel finale Paolo Conti eviterà con sicuri interventi. Che il Bologna non fosse più quello che tremare i suoi tifosi fa, lo si era visto a Torino, pareggio per 1-1 con la Juventus e contro un Perugia che soltanto all'ultimo minuto era riuscito a conservare la propria imbattibilità. Ma nessuno, neppure il più accanito tifoso petroniano, avrebbe mai potuto pensare ad un successo degli uomini di Perani all'Olimpico. Il confronto, specie nella prima parte, ha detto poco. La Roma ha attaccato di più, rendendosi soprattutto pericolosa con i lunghi e calibrati lanci di Di Bartolomei. Il Bologna si è difeso con ordine anche quando Santarini ha cercato di sorprenderlo con improvvise proiezioni offensive. L'anziano Chiaruggi ha subito dimostrato di essere ancora valido. La Roma ha dato l'impressione di aver ben assimilato la difesa zona con rapidi spostamenti in avanti che hanno messo spesso in crisi Savoldi e compagni, sorpresi in netto fuorigioco. E sino a quando questa tattica ha funzionato, tutti soddisfatti. I sorrisi sono scomparsi al decimo quando Savoldi, stanco di farsi sorprendere e desideroso anzi di confermare il suo buon momento, ha raccolto di testa un preciso suggerimento di Chiaruggi per battere Conti. 1-0, ma nel giro di 2 minuti Pruzzo ha voluto dimostrare di non essere da meno. Se dalla parte opposta era stato Chiaruggi a propiziare il gol, da questa ci pensa Bruno Conti che con puntiglio recupera un pallone e consente a Pruzzo di pareggiare. La famosa curva sud torna a sperare. Una nuova carica alle speranze la dà Di Bartolomei con un calcio di punizione che Zinetti si vede sbucare improvvisamente dalla barriera. E sullo slancio di questo gol evitato, nel momento in cui entrambe le squadre appaiono più determinate, il Bologna si riporta definitivamente in vantaggio. Cross di D'Ossena e gol in tuffo di Chiaruggi. Numerosi gli scontri più o meno leciti e difficoltà per l'arbitro Barbaresco per mantenere il controllo della situazione. Anche Pruzzo e Savoldi trovano il modo di mettersi in mostra usando questa volta le mani. Nel concitato finale la Roma farà di tutto per evitare la sconfitta. L'ultimo tentativo è di Pruzzo su un lungo spiovente di Benetti, il colpo di testa è centrale. Il bel sogno dei tifosi romani con le due squadre in testa alla classifica è finito dopo appena 270 minuti. Per la Lazio, come per i lupi, sono tornati i tempi cupi. La Roma comincia a perdere subito con questa punizione di Lucito e anziché difendere lo svantaggio per ordinarsi le idee ed adattare il suo gioco a quello napoletano, si è lanciato in quel cieco contropiede che è fatto apposta per favorire la velocità di Damiani, il quale dall'inizio del campionato aspettava proprio questa opportunità e Damiani prontamente segna. Poi Amenta si fa espellere e dal 7° minuto tutto può dirsi concluso. C'è un tentativo di Pruzzo ben controllato e il Napoli pensa a difendersi e basta, e la Roma pur con un uomo in meno potrebbe segnare. Ma il gol di Benetti, che adesso vedremo, non viene convalidato in quanto l'azione era inquinata da un precedente fallo di mano. Ecco l'azione infatti che parte, la palla giunge a Benetti,
ma l'azione era già stata sospesa. L'ultimo gol lo segna Damiani, ma è Capone a fare tutto e dal 3-0 la beneficenza della Roma finisce. Ecco infatti l'azione che si sviluppa, lo scatto sulla sinistra, il cross a rientrare e l'ultima segnatura della giornata. Un'ora prima della partita è stato ucciso un uomo di 33 anni, padre di due figli, con un colpo di pistola lanciarazzi partito dalla curva opposta. Ecco infatti come si presentava l'Olimpico allo spettatore giunto qualche minuto prima dell'incontro. Una curva gremita, l'altra semideserta, perché erano stati in molti a decidere per un anticipato ritorno a casa. Ma la partita è stata giocata in un'atmosfera estremamente tesa. E i giocatori in quali condizioni psicologiche sono scesi in campo? Sentiamo i due capitani. Beh, non certo di quelle migliori da un punto di vista proprio, come diceva lei, psicologiche. Quando sono andato verso la curva nord, quasi mi veniva da piangere a sentire questi ragazzini che mi esponevano quello che era accaduto. Mi chiedevano di andare via, ma dicevo loro che avremmo giocato soprattutto per questo ragazzo e per tutti loro che con tanti sacrifici ci seguono sempre e anche questa volta ci avevano fatto sentire il loro calore e il loro tifo. Sono episodi questi che non sono nemmeno da commentare perché francamente non appartengono allo sport. Dopo Wilson, la parola a Santarini. Che questa cosa ha frastornato noi, tanto noi quanto i giocatori laziali. Anzi, volevo dire a nome di tutti i giocatori che noi siamo vicini ai familiari. Cioè non abbiamo altro che parole di biasimo per quello che è successo. Purtroppo si cerca sempre, e da una parte e dall'altra, di alimentare certe cose che poi finiscono non volendo in queste tragedie, diciamo. Forse un comune senso di colpa ha spinto le due squadre a dare vita ad uno spettacolo dignitoso, perlomeno nel primo tempo, quando la Lazio è partita di slancio sfiorando il gol con Garlaschelli. Tancredi, sostituto di Paolo Conti, ha subito rassicurato i propri sostenitori con una splendida deviazione in angolo. Cross di Garlaschelli, testa di Zucchini e nonostante una deviazione di Rocca il pallone termina in rete. È un vantaggio però che non dura più di 10 minuti. Ecco come la Roma si riporta sul pareggio. Punizione di Amenta, Pruzzo si alza bene e batte Cacciatori da pochi passi. Come detto, la gara continua ad essere ricca di gioco e di azioni di rilievo. Giordano cerca di imitare Pruzzo ma Tancredi mette in angolo. Dall'altra parte Amenta e Pruzzo tentano di ripetere lo schema precedentemente ben riuscito ma con minore fortuna. Poi Giordano regala ai propri sostenitori 5 minuti di spunti di notevole valore. Salta tre avversari con stretti dribbling ma fallisce l'ultimo tocco. Ancora Giordano in evidenza nonostante le sue precarie condizioni fisiche. Sfugge al controllo degli avversari e impegna Tancredi in una respinta istintiva. La terza occasione si presenta a Giordano sul lungo lancio di Wilson. Ottimo il controllo che sbilancia gli avversari, ma la conclusione è fuori bersaglio. Scarsamente interessante la ripresa che si apre con un'incursione di Ancelotti con un cross che Pruzzo, in buona posizione, non sa sfruttare convenientemente. Le squadre non riescono ad avere la necessaria concentrazione, il gioco viene continuamente spezzettato, quando il pallone termina in curva il pubblico non lo restituisce o lo fa soltanto dopo qualche minuto perché sono i giocatori ad andarla a richiedere. Giordano è uno dei pochi ad avere via libera tra le fitte sassaiole, si gioca preferibilmente a centrocampo e rare sono le conclusioni a rete, come questa di Zucchini che termina di poco sul fondo. C'è anche un rientro anticipato negli spogliatoi per Montesi e Amenta che si fanno espellere per essere venuti alle mani. Soltanto Garlaschelli nel finale cerca di sbloccare il risultato, ma il migliore tra i romanisti, Tancredi, si oppone nuovamente con bravura.
Il Catanzaro ad andare per primo in vantaggio con Palanca, il cui tiro deviato forse dalla barriera ha sorpreso il portiere della Roma Tancredi. I catanzaresi hanno raggiunto il raddoppio all'inizio della ripresa con il solito Palanca, autore di un pallonetto da prestigiatore. Roma avvertiva il colpo e rimaneva in balia dell'avversario, che alcuni minuti più tardi avrebbe potuto siglare la terza rete se il pallone calciato da Nicolini non avesse colpito l'incrocio dei pali. Ad accorciare le distanze per la Roma ci pensa alla mezz'ora Di Bartolomei, dopo aver ripreso una sua punizione respinta dalla barriera. Ancora Di Bartolomei propizia il pareggio romanista con una punizione che Orazzi, ex giallorosso, sfiorava di testa, dando così con il suo autogol il 2-2. Negli ultimi minuti il Catanzaro e la Roma gettavano al vento la vittoria, prima con Palanca, poi con Ugolotti, che non riusciva a battere Mattolini in uscita. Partita quindi densa di emozioni, anche se un po' nervosa, che l'arbitro Redini ha frenato espellendo Pruzzo nel primo tempo, poi Braglia e l'allenatore del Catanzaro, Mazzoni. La partita per i perugini era cominciata nel peggiore dei modi, con Malizia che non riusciva a trattenere un pallone calciato da Bruno Conti. L'incontro sino a quel momento non aveva offerto nulla di speciale, due squadre si erano presentate sul terreno di gioco ben protette a centrocampo. Nel Perugia rientrava Casarza, nella Roma Ugolotti indossava la maglia di Pruzzo squalificato. Non trascorrevano nemmeno un minuto dal gol romanista ed ecco che Rossi con uno splendido gol portava il Perugia in parità. La paura di un'altra Salonicco veniva così bloccata dal centravanti della nazionale. A 7 minuti dal pareggio il Perugia beneficiava di un calcio di rigore per atterramento di Rossi da parte di Peccinini. I tifosi giallorossi in curva sud dimenticavano le buone promesse fatte a casa prima di partire e si lasciavano andare a proteste con lancio di oggetti in campo. Per segnare Rossi ha avuto bisogno di un doppio intervento dopo che Tancredi aveva deviato il pallone sul palo. Al 35esimo l'episodio che ha fatto suscitare molte polemiche per l'interpretazione dell'arbitro Bergamo su un'azione di Ancelotti finito a terra in piena area perugina. Bergamo, dopo non aver ravvisato gli estremi del calcio di rigore, ha ammonito l'attaccante giallorosso per simulazione. La Roma, per nulla stordita dall'andamento della partita, andava all'attacco operando per tutta la ripresa un forcing davvero massiccio. Ci provava prima Ugolotti, poi Ancelotti e successivamente lo stesso Bruno Conti, ma l'assenza di Pruzzo si faceva sentire per l'inconsistenza delle conclusioni a rete. Il Perugia fino a quel momento, costretto a subire l'iniziativa romanista, si faceva pericoloso la mezz'ora con un tiro del suo capitano Frosio, ben invitato da Rossi. Era il preludio alla terza rete perugina, Rossi porgeva Goretti che tirava in porta, la palla toccata da Tancredi finiva in rete con Spinosi lanciato nel recupero. La Fiorentina, desiderosa di fare almeno un punto all'Olimpico, è stata sfavorita dalla segnatura iniziale di Desolati, costringendo l'allenatore Carosi a ritirare la sua squadra in difesa, come meglio conviene ad una squadra italiana. Ma se il realizzatore della giornata è stato Di Bartolomei, il vero protagonista dell'incontro è stato Roberto Pruzzo. Ecco il centravanti giallorosso colpire la parte superiore dell'incrocio dei pali. Questo dribbling è al 22esimo. Non fa tempo la Roma a pareggiare sul calcio di punizione di Bartolomei e Pruzzo è ancora lì a favorire le azioni dei compagni. La Fiorentina è ormai chiusa nella sua area e affida i suoi rari contropiedi a Sacchetti, il migliore dei toscani. Qui vediamo Sella sbucciare la palla. Lidom opta per Ugolotti al posto di Peccinini. Carosi lascia negli spogliatoi Bruni per Galdiola, al quale subito affida Bruzzo. Passano pochi minuti e Galli sventa un gran tiro del centravanti giallorosso dopo aver scambiato con Di Bartolomei. Al 27esimo arriva il calcio di rigore per atterramento, indovinate di chi? Di Roberto Pruzzo naturalmente. Dagli 11 metri fa centro il solito Di Bartolomei. La Roma alla mezz'ora perde Turone e gioca praticamente in 10. La reazione della Fiorentina è talmente timida che non impressiona nessuno, nemmeno Bernardini corsa allo stadio per vedere i piedi buoni di Antognoni. Dato che Strenna chiama Strenna, il regalo più grosso è stato offerto proprio da quei giocatori che la scorsa settimana erano stati tanto criticati. Stasera insomma a Roma si mangia il panettone con una settimana d'anticipo e si brinda la grande prova degli uomini di Lidl che hanno permesso all'Inter di rendersi pericolosa una sola volta con Pasinato in tutto il primo tempo. In filo Niano.
Forse il risultato si sarebbe potuto sbloccare in anticipo se l'arbitro Menicucci, al termine di questa manovra condotta da Di Bartolomei e Ancelotti, avesse ravvisato gli estremi del rigore nell'intervento di Bordon su Pruzzo. Ma c'è anche da registrare, prima della chiusura del tempo, un'eccezionale deviazione di piede di Bordon sulla consueta punizione bomba di Di Bartolomei. La solita Inter uso esterno, insomma, aveva fatto ben poco per cercare un possibile successo. Qualche contropiede, come questo che Altobelli non riesce a concretizzare, e tanta gente a controllare il centrocampo. Ma le probabilità di raccogliere un punto a Roma sono notevolmente diminuite quando Mozzini, con un gesto forse istintivo, è andato a smanacciare il pallone in area. Rigore indiscutibile nonostante le tradizionali proteste. E trasformazione di Di Bartolomei con un gran tiro alla sinistra di Bordon. Come spesso le accade, l'Inter si è messa a giocare sul serio soltanto dopo essersi trovata in svantaggio, ma questa volta ha trovato sulla sua strada un grande portiere, il giovane Tancredi, ed una difesa finalmente registrata e attenta. E nonostante la notevole spinta di Bini, un capitano che, come si dice a Roma, non ce lo sta a perdere, non è stato più possibile ai nerazzurri recuperare lo svantaggio. Ma il Milan ha pareggiato in casa e la Juventus ha perso a Perugia, e quindi il danno non è stato poi così grave. Erano gli ospiti che addirittura non sfruttavano l'incertezza della difesa romanista, con il portiere Tancredi in vena di uscite avventate come in questo caso. I primi 45 minuti di gioco trascorrevano in uno scurantismo tecnico da far temere il peggio. Ci pensava l'arbitro Casarina a ravvivare il gioco decretando un rigore a favore della Roma per atterramento di Pruzza ad opera di Prestanti. Il tiro di Di Bartolomei dagli 11 metri però finiva sul palo. Lidom, nella ripresa, lasciava negli spogliatoi Giovannelli, sostituendolo con Ugolotti. La mossa si rivelava azzeccata, il gioco della Roma si faceva più consistente, tanto da approdare al gol. Al sesto minuto, passaggio di Ugolotti ad Ancelotti, il quale in maniera non certo irresistibile beffava Pinotti. Una mano alla Roma gliela dava anche al quarto d'ora l'ala sinistra pescarese di Michele, il quale, tutto solo per malinteso della difesa, non dava al pallone quel giro in più che poteva bastare per tagliar fuori Tancredi e metterne in rete. 8 minuti più tardi ci provava anche Silva, ma ormai la grande occasione era passata. Il Pescara doveva subire l'iniziativa della Roma con l'inevitabile raddoppio avvenuto per merito di Pruzzo alla mezz'ora. Al centravanti giallorosso, subito dopo il gol, si presentava un'altra occasione favorevole, svanita in questo modo. La partita si chiudeva con gli applausi del pubblico giallorosso per Boni, protagonista dell'incontro, espulso dall'arbitro per proteste. L'ex giallorosso pare che, dopo aver subito un fallo da parte di Rocca, si sia rivolto a Casarin dicendo: fischi i falli onesti, e l'arbitro, forse confondendo il significato, lo ha espulso. Il più soddisfatto era Vinicio, che così si è espresso sulla partita. Direi che la partita, secondo me, si è svolta per quello che io pensavo, cioè noi abbiamo imbrigliato molto bene la Roma a centrocampo e naturalmente non hanno mai avuto occasioni da gol. Nils Liedholm, dal canto suo, era piuttosto amareggiato e ammetteva esplicitamente che la Roma non aveva giocato bene. Ma è stata una brutta partita, è stato un po' tutte le partite quando si gioca contro il Napoli. Noi abbiamo molto difficoltà di penetrare, cerchiamo molto, il nostro gioco è stato molto lento, specialmente primo tempo, e non siamo riusciti a disturbare molto la porta di loro. Secondo tempo abbiamo giocato un po' leggermente più veloce. Abbiamo tenuto in mano il gioco, ma non abbiamo creato molte occasioni da gol. A parte le statistiche che riguardano i due allenatori, e detto che la Roma non vince contro il Napoli dal 29 ottobre del 72, aggiungiamo che la partita non è stata affatto bella, come documentano le immagini delle azioni più importanti, si fa per dire, di tutti i 90 minuti.
e come potete vedere non c'è certo da entusiasmarsi. La Roma ha creato solo qualche azione pericolosa, mancando di schemi validi. L'unica volta che ha messo in pericolo la porta di Fiore, che aveva sostituito il già infortunato Castellini dopo 16 minuti di gioco, è stato al 40esimo della ripresa, quando Ferrario salvava sulla linea, sul colpo di testa di Pruzzo, dopo un'uscita a vuoto del portiere napoletano. Da aggiungere che dopo solo i 7 minuti, Giovannelli aveva sostituito Maggiore infortunatosi. Comunque una mediocre partita per gli spettatori dell'Olimpico, che pure erano numerosi e che hanno fischiato a lungo. Giungere al gol di vantaggio dopo 18 minuti non era stato difficile, dopo due tentativi di Pulici ed un salvataggio di Benetti sulla linea. All'azione in pratica hanno partecipato tutti i reparti. È partita a centrocampo da Pecci, quindi è stata trasferita ancora a Pecci da parte dei terzini, quindi affidata a Claudio Sala, che spettacolarmente ha infilato tre avversari e ha dato a Graziano, il quale segna. Il finale del primo tempo è ancora per il Torino, al quale la Roma oppone soltanto una difesa ostinata. Prima un grave errore di Pulici, che non è in fuorigioco, e parata di Tancredi. Quindi da una collaborazione fra i due Sala, la difesa giallorossa appare superata, ma Tancredi è ancora più bravo nell'annullare la conclusione del laterale avversario. Benetti. Quindi l'azione si sviluppa sulla destra, il tiro cross di Conti supera Terraneo ma sbatte sulla traversa. A questo punto il Torino teme di non farcela, esce Claudio Sala e Pulici centra ancora una volta in pieno il portiere Tancredi uscito fuori area. La partita potrebbe concludersi su di un calcio di rigore concesso da Lobello per questo atterramento di Graziani in area da parte di Turoni. Ma Graziani non tira, bensì si limita a passare il pallone a Tancredi. Ed allora la Roma, proprio al 90esimo minuto, si appresta per la prima volta in blocco a tentare la via del pareggio. Dalla destra piove in aria un perfetto cross sul quale Ancelotti pare non avere difficoltà. Ma Terrano è pronto a parare proprio nell'istante in cui l'arbitro fischia la fine. Un derby tranquillo, quasi all'acqua di rose, tra due squadre che temevano più la sconfitta che il gioco degli avversari. Qualche spunto di Bruno Conti da una parte e di Giordano dall'altra. Una botta e risposta nel giro di pochi secondi. E un brivido provocato da una deviazione di Santarini su un innocuo cross di D'Amico. La palla si impenna e termina sopra la traversa. Poi tanta noia, ravvivata a tratti da scoppi di ilarità per i grossolani continui errori commessi da tutti, una sequela di passaggi sbagliati sino a determinare una manovra combinata dai giocatori di entrambe le squadre. Un triste e scombinato primo tempo dunque, che si conclude con l'ennesimo errore, questa volta di D'Amico, che riceve un buon pallone da Viola ma non riesce a servire l'isolato Giordano. Ma un gol sino a questo punto non lo avrebbe meritato nessuno. Giunge invece inaspettatamente il vantaggio della Roma al quarto d'ora della ripresa. Un intervento di Zucchini su Rocca determina un calcio di punizione, batte Bruno Conti, Cacciatore esce a vuoto e Pruzzo non ha difficoltà nell'infilare la rete rimasta incustodita. Esulta il campo romanista, non si avvilisce quello laziale che si avvicina al pareggio alla prima occasione. Angolo di D'Amico, testa di Wilson per Giordano, che al momento di concludere viene anticipato da Maggiore. La Lazio però si sbilancia troppo in avanti e la Roma cerca di approfittarne, questa volta però il colpo di testa di Pruzzo è fuori bersaglio. Il pareggio giunge alla mezz'ora ed appare anche la giusta conclusione di un incontro sostanzialmente equilibrato. Lo mette a segno D'Amico con un gran tiro al volo sul cross di Zucchini. Sembra finita, ma non è così, perché proprio il finale riserva le maggiori sorprese. La Lazio sembra intenzionata a conquistare l'intera posta e insiste con maggiore decisione all'attacco. I biancazzurri contestano una decisione arbitrale che ferma Wilson in sospetta posizione di fuorigioco, ma poi sbagliano la più grossa occasione per aggiudicarsi il successo con Zucchini, Garlaschelli e Giordano appostati davanti alla porta di Paolo Conti. Sull'immediata azione di rimessa giunge invece il gol romanista.
cross di Benetti, pasticcia la difesa laziale, il gran tiro di Giovannelli che realizza il punto dell'isperato successo. C'è festa in casa giallorossa e tristezza in quella biancoazzurra, dove si parla tanto dello scandalo delle scommesse clandestine. La Roma è seconda in classifica anche se in condominio e la cosa fa passare in secondo piano la vena non felice di qualche suo elemento. Il gol partita è stato realizzato da Fruzzo, che tra un istante vedremo precipitare in area avversaria e discutere poi con Menicucci. Quel Fruzzo che per due terzi della gara ha sonnecchiato, ma al momento opportuno ha trovato la zampata vincente da puro match winner. Da una parte una Roma con poche idee e poca volontà, dall'altra un Catanzaro inguaiatissimo alla disperata ricerca di punti per tentare di riemergere dalla disagevole posizione di classifica. In apertura di ripresa è proprio il Catanzaro ad offrire la prima emozione. Una manovra agile e veloce mette Palanca in condizione di entrare in area a palla al piede. L'attaccante è abbonato al gol contro le squadre romane, nell'occasione non ha fortuna. Di contro la Roma stenta ancora a trovare la giusta coordinazione nella manovra e Mattolini non corre eccessivi pericoli. Alla mezz'ora però giunge il gol di Fruzzo. Bruno Conti mette al centro e sul tiro di Benetti Mattolini si lascia sfuggire la palla. Il centravanti non ha difficoltà a mettere in rete. È l'1-0. Della partita nient'altro da dire. Due parole invece sull'arbitro Menicucci, che sta vivendo giorni difficili trascinato da una lettera anonima nello scandalo del Toto Nero. Menicucci è apparso sereno, per nulla turbato dalle chiacchiere che lo circondano. Si è fatto rispettare come al solito e alla fine ha ammonito ben 5 giocatori, 2 della Roma e 3 del Catanzaro. Perugia ha stentato soprattutto nella ripresa, le equazioni andavano a cozzare irrimediabilmente contro la zona giallorossa e solamente in poche occasioni gli uomini di Castagnier si rendevano pericolosi. Paolo Rossi, troppo solo in attacco, non è riuscito a impensierire la porta di Conti, belli comunque alcuni suoi spunti non sfruttati a dovere dai compagni. Alla mezz'ora la rete giallorossa sul calcio d'angolo di Bruno Conti dal fiume De Via in porta un colpo di testa di Fruzzo, che si autorete lo si vede chiaramente dalle immagini dal basso. La migliore Roma si è vista dopo il gol, sventati alcuni attacchi portati da Bagni e da Paolo Rossi, la Roma piano piano diventava padrone del campo costruendo anche azioni spettacolari. Non passano 25 secondi dall'inizio della ripresa che i giallorossi ottengono il raddoppio con un gol di Benetti, un gol formato coppa. Una rete che premia un giocatore che dopo un periodo di crisi è riuscito a tornare sui livelli di grande rendimento. Ed ecco il magnifico gol di Benetti. Il Perugia non sembra la squadra della passata stagione. Tra Rossi e la squadra non c'è molta collaborazione. O almeno si stentano a trovare quegli automatismi di cui Rossi ne è esecutore esemplare. Continua la Roma nel suo gioco ordinato a centrocampo e al quarto d'ora beneficia di un calcio di rigore per un fallo di mani di Frosio sul solito colpo di testa di Fruzzo. Il tiro dagli 11 metri non è forte ma sufficientemente angolato per Malizia. Sul 3-0 il Perugia bisogna dire che non si è lasciato andare a reazioni isteriche e confuse. La squadra in giornata negativa ha cercato di limitare i danni portandosi qualche volta in attacco con Bagni e De Gradi. Suo il tiro finale. Paolo Rossi, stuzzicato a lungo dal pubblico romano, ha cercato di mettere ordine in attacco, ma per il centravanti della nazionale, digiuno di gol ormai da 6 partite, non è questo un periodo molto fortunato. A rigore decretato da Casarin su un fallo di mani di Rocca apparsa molto involontario, non è seguita puntuale la trasformazione dagli 11 metri di Paolo Rossi. Conti per due volte gli si opponeva, prima con Messiere e poi con Bravura. Pasticcia la difesa ombra e Ancelotti non ha nessuna difficoltà a mettere in rete. I giocatori della Roma alla fine sono stati salutati dal pubblico romano con una spettacolare fiaccolata. Per il Perugia non era ancora finita negli spogliatoi, la guardia di Finanzo prelevava Zecchini e Della Martira. L'Inter oggi a San Siro ha fatto soffrire i suoi fans per l'ultima volta.
Era tutto pronto per la grande festa, bastava un pareggio per avere la matematica certezza dello scudetto, ma al 17° minuto, è un minuto fatato, un'incertezza di Bordon metteva Abruzzo in condizioni di segnare. L'Inter, annebbiata e innervosita, non riusciva a esprimersi secondo il suo standard migliore. Riusciva comunque a pareggiare con Oriali, al quale erano passati i gradi di capitano dopo l'indisponibilità di Bini. In tribuna si riaprivano gli stendardi, ma per poco, perché Turone, poco prima che scadesse il tempo, raddoppiava per i romanisti. Addio, siamo alle solite, bisogna soffrire fino in fondo. Così dicevano i plotoni interisti in tribuna, ascoltando dalla radio i gol della Juventus. Hanno sofferto fino a 2 minuti dalla fine, poi Mozzini, con questo gol, ha sistemato la storia del 12° scudetto. Ed allora, champagne per tutti. Protagonisti della vittoria giallorossa, Rocca e Scarnecchia, in particolare quest'ultimo che Beruato non è riuscito a fermare senza commettere fallo. E qui invece vediamo un'occasione per l'Avellino alla mezz'ora. Palla sui piedi di Carnevali, tiro pronto, ma Tancredi si distende il blocco. Poco dopo una rapida trama romanista è conclusa con un gran destro di Di Bartolomeo. Sull'angolo, scatto di Ugolotti e nuovo intervento del portiere Ippino. Allo scadere del tempo, breve illusione per il pubblico di casa, da Mazzone a Ferrante e pallone in rete, deviato però da Massa con un braccio. Anche al 3° minuto della ripresa, l'Avellino dà la sensazione, nonostante tutto, di poter segnare. È in movimento Massa che poi mette un bel pallone al centro. Carnevali batte con precisione, ma Tancredi non si fa sorprendere. La Roma, che aveva per un po' sonnecchiato, decide di tornare a giocare e, dopo aver più volte proiettato i suoi uomini in area avversaria, ecco Scarnecchia scavalcare la difesa con la solita facilità ed eleganza e impegnare Piotti, la Roma, dicevamo, arriva al gol al 23°. Ennesimo atterramento di Scarnecchia. Bene appostato, Santarini insacca di testa sulla punizione calciata da Di Bartolomeo. Lo stesso Di Bartolomei evita il pareggio quando, sulla linea di porta, ferma una fucilata di Valente durante il volenteroso e inutile sforzo finale dell'Avellino.